inizio l'incontro, dobbiamo attivare per avviare un confronto non al nostro interno, per carità, ma con la città. Perché non funziona. Ora funziona. Va bene. Abbiamo voluto avviare un incontro con la città, con le forze sindacali, con le forze imprenditoriali, con tanti sindaci, se me ne sfugge qualcuno mi scuserete, il sindaco di Castelmola che vedo presente, il sindaco di Taormina, di Roccafiorita, di Montalbano, di Rometta, di Montagna Reale, di Fiume di Nisi, tanti amministratori. Ringrazio della presenza Confindustria ai massimi livelli, ringrazio le forze sindacali, ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale di Messina. Vedete, ho avuto modo di evidenziare in una intervista che mi è stata fatta che c'è una città sonnolenta su un problema che a nostro avviso rappresenta l'unica forse possibilità di captare risorse e di essere all'avanguardia, così come avverrà a mio avviso nel resto d'Italia. C'è un dibattito avviato sulla riforma dell'ordinamento amministrativo e non mi sto qui a soffermare sulla questione dell'abolizione o meno delle province, ma si discute della istituzione delle città metropolitane. È chiaro che il dibattito è in corso, però mentre, lo dico senza alcuna vena polemica perché soprattutto deve essere la classe politica ed è per questo che abbiamo voluto avviare un dibattito aperto, perché si inizia a parlare finalmente anche nella nostra città della istituzione della città metropolitana, vedendo i pro e i contro, esaminando quali possono essere le opportunità. Nel resto d'Italia sappiamo già che sono state istituite ben 10 città metropolitane: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Roma, Venezia e la dirimpettaia Reggio Calabria. In Sicilia si discute della possibilità di istituire le città metropolitane. Sappiamo che c'è un problema anche di compatibilità fra la Costituzione e lo Statuto. Lo vedo il professore Ricano, quindi mi permetto di fare qualche riflessione a più ampio raggio, nel senso che nel nostro statuto non è prevista la città metropolitana, però questo secondo me è ben poca cosa anche alla luce del fatto che già nel 95 è datata, c'è un decreto che istituisce la cosiddetta area metropolitana. Sappiamo però che la città metropolitana deve essere una cosa diversa. E il problema della città metropolitana, e sottolineo problema perché è stato vissuto come problema, è stato esaminato, caso strano, nei comuni che in una prima ipotesi, ma qua c'è l'assessore Patrizia Valenti che spiegherà il percorso che si è avviato, veniva vissuta non come un'opportunità, ma quasi come negare le identità dei singoli comuni. Io vedo qua il sindaco di Fiume di Nisi che è stato il primo ad organizzare un incontro nella sua città, poi gli incontri si sono moltiplicati in ogni singolo comune. C'è stato un altro comune, il comune di Villafranca, ringrazio Matteo De Marco, non l'ho fatto prima, dove c'è stato poi un momento di ulteriore sintesi, perché mentre si partiva da un'ipotesi che sembrava quasi sopprimere l'identità dei comuni, si parlava addirittura della trasformazione in municipi, finalmente ci siamo compresi che i comuni non venivano soppressi, ma che la città metropolitana in qualche modo dovrebbe rappresentare appunto un'opportunità per captare risorse. Dobbiamo dare atto, ringrazio pure il sindaco di Valdina, man mano che vi vedo, dobbiamo pure dare atto all'assessore Valenti che, raccogliendo un'istanza che proveniva da parte della classe dirigente
messinese, proprio in tutte le ipotesi di lavoro evidenzia l'esigenza che la città metropolitana di Messina si confronti per la particolarità con la città metropolitana di Reggio Calabria. So che già vi sono dei lavori avanzati, peraltro ne parlavo proprio con l'amico Blandina, mi diceva addirittura che c'è una forma di servizi Confindustria in generale che guarda all'area dello stretto con un grande interesse per le opportunità che dà di sviluppo e di occupazione. Quindi noi abbiamo Reggio Calabria di fronte, noi abbiamo un problema di perimetrazione, ognuno di noi può avere le proprie convinzioni personali, per carità, ma rimangono sempre convinzioni personali. Io posso dire la mia, siccome vedete, rispetto all'ipotesi avanzata, quella iniziale, che prevedeva l'inglobamento, diciamo così, dei comuni all'interno della città metropolitana, e obiettivamente, per come era stata presentata, diventava quasi una forzatura, stabilito che non era possibile, non era opportuno, non era neanche onesto farlo da un punto di vista istituzionale e politico, e poi non so quanto giuridicamente percorribile, si è parlato giustamente di autodeterminazione comunque dei territori, si vede se poi debbono essere i consigli comunali, le amministrazioni o attraverso referendum, però deve essere data la possibilità ai comuni di esprimere la possibilità di aderire o meno. È chiaro che spesso alcune iniziative sono peraltro frutto della proiezione mediatica che c'è sul momento. Noi per esempio siamo convinti, accelerato, condiviso l'accelerazione dell'abolizione delle province, però sappiamo che abbiamo una scadenza che è quella del 31 dicembre 2013. Tutto sommato abbiamo una norma programmatoria che fa seguito ad una precedente norma programmatoria che abbiamo esitato nel marzo del 2012 con il governo lombardo, perché sulla base della pressione mediatica aboliamo le province, sappiamo quello che è successo nel resto d'Italia con una sentenza della Corte Costituzionale che praticamente abroga per un problema di decreto legge, magari questo è il... Dico, però sono tecnicismi magari che lasciamo che perdere, quindi c'è addirittura un'ipotesi che si sta coltivando in assemblea regionale siciliana che viene portata avanti da una consistente parte politica, ma io sto dicendo queste cose a titolo di cronaca, dove addirittura si parla di ripristino eventualmente delle province regionali. È chiaro che c'è una fase transitoria che va governata. Vi devo dire che ci sono ben 18 disegni di legge presentati in assemblea regionale siciliana. Ogni comune si sta attrezzando, sappiamo delle difficoltà che ci sono nei comuni a comprendersi. Si è parlato di una difficoltà con l'abolizione delle province, della compatibilità e della coincidenza con le questure e con le prefetture. Ecco, sono tutti argomenti che in qualche modo debbono essere evidenziati. Però, ripeto, il motivo dell'incontro di oggi è di avviare proprio nella nostra città, partendo dalla nostra città e aprendoci ai comuni limitrofi su questa opportunità. Stavo dicendo, ognuno di noi ha una propria posizione personale. Secondo me c'era una perimetrazione che era quella del 95 che riguardava 51 comuni. E potrebbe essere questa un'ipotesi di lavoro, guardate, perché se poi non si è data attuazione all'area metropolitana, però dandogli le funzioni che sono proprie della città metropolitana, trasferendo le competenze che in atto sono delle province e trasferendo alcune competenze che in atto sono della regione siciliana. Cioè, su questo ci dobbiamo intendere. Noi parliamo di riforma degli ACP, vedevo il dottore Recupero in sala, parliamo delle riforme degli enti sovraccomunali, l'unica riforma che è stata fatta è stata quella della soppressione dell'ente del turismo, sostanzialmente quello che è gestito dalla provincia. Ecco,
sono tutti argomenti che devono fare, a mio avviso, parte del dibattito politico in questa città. Allora, che cosa vogliamo fare? E ci discipliniamo. Io ringrazio il professore José Gambino che ha accolto il nostro invito a dare un contributo su questo particolare argomento, così come il professore Michele Limosani. Chiaramente non posso ringraziare, dico, il ministro D'Alia, l'abbiamo concordato assieme con Mario Rizzo e con Patrizia Valenti, ma ringrazio soprattutto voi, sindacati, società imprenditoriali, ordini professionali che siete presenti, perché gli ordini professionali debbono essere coinvolti in questo nuovo processo. E allora, un invito che faccio io alla Presidente del Consiglio Comunale, ad Emilia Barile, apriamo il dibattito anche in Consiglio Comunale, possibile. Cioè la città non può subire quest'ipotesi, perché guardate, ed è pure comprensibile, il primo incontro che abbiamo fatto a Fiume di Nisi, già siamo fortunati, io e Patrizia Valenti, se siamo vivi, perché c'è il sindaco là. Perché la contestazione? No, noi non vogliamo diventare periferia della periferia, perché il riferimento era ai consigli circoscrizionali nostri, è come se, diciamoci le cose come stanno, quando si parlava di municipalità c'era i consigli circoscrizionali, in sei consigli circoscrizionali nostri che venivano elevati al ruolo di municipalità e i sindaci dei piccoli comuni che venivano declassati a municipalità. Ecco, questo è il discorso. Quindi noi non vogliamo diventare periferia della periferia. Però qua la partita che ci stiamo giocando è molto più ampia, perché giustamente si fa un raffronto fra una piccola realtà dove la qualità della vita obiettivamente è più vivibile rispetto ad una grande città con tutte le difficoltà che ha. Così come devo dire che è uscita fuori una proposta, se non erro, da parte del sindaco di Rometta, dice noi possiamo pure essere disponibili, è successo proprio all'incontro di Villafranca, noi siamo disponibili ad avviare questo dialogo. L'importante è che stabiliamo un tetto, che i costi dei nostri servizi, acqua, quello che sia, gas, eccetera, eccetera, non aumenti rispetto all'attuale, perché noi non vorremmo, rispetto ad uno stato deficitario che c'è al Comune di Messina, che noi ci dobbiamo fare carico di costi che noi non abbiamo prodotto. E questo è il significato che si vuole dare alle cose, e obiettivamente non può essere assolutamente in questi termini. Allora, ripeto, Presidente Barile, apriamo il dibattito con la città, aprite un dibattito in Consiglio Comunale, sarò io stesso a impegnare, per quello che mi vuole riguardare, l'assessore Valenti, ove si ritenesse opportuno, a partecipare ad un Consiglio Comunale a spiegare quello che può succedere, perché ripeto, c'è una grande attenzione su Catania, c'è una grande attenzione su Palermo, in questa città, pur essendo un'opportunità, perché di fronte abbiamo Reggio Calabria, io credo molto nell'area integrata dello stretto per le opportunità che può dare. E guardate, e concludo, rispetto ad una prima ipotesi, sa l'assessore Valenti qualche mia perplessità. A mio avviso la prima ipotesi che definiva la città metropolitana limitata al comune di Rometta, non oltre, Spadafora era fuori, e non includeva Milazzo sostanzialmente, dove noi abbiamo l'autorità portuale che estende le proprie competenze a Milazzo, obiettivamente mi sembrava che aveva una sua logica, ma troppo restrittiva rispetto ad un'ipotesi. Certo, è fortunato l'amica di Giogiardina, sindaco di Taormina, perché tutti i comuni della fascia ionica guardavano con molto interesse a questo contesto Etna Ionico, Etna Taormina, sono tutte considerazioni, considerazioni che possiamo fare, ecco, che si devono fare, ma un concetto che voglio sottolineare, su questo io sarò vigile in Assemblea Regionale Siciliana, la città metropolitana comunque si strutturerà, non significherà inglobamento di comuni all'interno della città metropolitana.
E allora io vi ringrazio per l'attenzione, per avervi scomodato in una giornata obiettivamente invernale e di domenica, e do la parola per l'introduzione. Se tutti noi ci siamo ripromessi tempi abbastanza ristretti per dare la possibilità pure a chi lo ritiene di intervenire, e quindi inizio con dare la parola al capogruppo del Consiglio Comunale dell'UDC, Mario Rizzo. Onorevole Addizzone, grazie onorevole Dalia e all'onorevole Valetti per questa occasione che mi viene data, concessa per esprimere il mio pensiero. In effetti, visto che il dibattito sul nuovo riordino degli enti locali, no, delle città metropolitane e dei liberi consorsi, si è molto soffermato in qualche modo sugli aspetti giuridici, sulla compatibilità di questi nuovi enti con lo statuto regionale o con la compatibilità addirittura a livello costituzionale. Personalmente ritengo che non mi sembrano di immediata comprensione le motivazioni di carattere economico, di carattere sociale e culturale che in qualche modo sostengono questa configurazione dei territori. Nella mia allora riflessione vorrei prescindere in qualche modo dagli angusti ambiti e vincoli amministrativi che questa proposta di legge propone, e vorrei presentarvi quella che penso un'aggregazione alternativa. Un'aggregazione che tenga conto delle peculiarità socio-economiche dei nostri territori, un'aggregazione che tiene conto della stretta relazione di interdipendenza, di complementarietà, di gradi, se volete, di integrazione delle attività produttive che sono presenti sul nostro territorio. Una proposta ancora che sia in linea con la nuova politica europea, no? Che tende a privilegiare aree e politiche verso comprensori, aree vaste, no, territori che in qualche modo si aggregano attorno a un'idea forza capace di imprimere dinamismo al sistema e dare continuità e senso compiuto ai vari interventi. Caro onorevole, vorrei anticipare in premessa quella che è la mia idea, che cercherò di argomentare in questa breve riflessione. Io considero l'aggregazione delle due aree metropolitane, cioè quella di Messina e quella di Reggio, la chiave strategica per il futuro della nostra città, e non l'area metropolitana così come configurata nella proposta di legge a 12, ma l'area metropolitana con 51 comuni che si estende dalle propaggini occidentali della piana di Milazzo e l'antistante arcipelago delle Eolie al sistema urbano turistico di Taormina, un'area che cercherò di argomentare dell'integrazione con l'area metropolitana di Reggio sarà in grado di generare grandi vantaggi competitivi, grandi prospettive di sviluppo e grande capacità di attrarre investimenti, perché ritengo che la chiave, no, per il nostro futuro sia questa capacità di attrarre investimenti in un contesto in cui non siamo soli, altre città si stanno organizzando. Quindi provo a sviluppare il mio ragionamento, anche se per motivi di tempo sarà ovviamente a spunti e provocazioni, e che in qualche modo lasciano poi spazio a ulteriori approfondimenti che magari in qualche altra occasione avremo modo di affrontare. Sono tre i settori, a mio avviso, in cui è naturale sviluppare sinergia tra queste due aree: trasporti e mobilità, turismo, conoscenza. Ma di questi sicuramente il più importante è sicuramente quello relativo alla mobilità, per il professore Vermini. Chi conosce bene la storia della comunità europea sa benissimo che prima si è realizzata la comunità economica europea, quindi abbiamo gettato i ponti, costruito le infrastrutture, poi abbiamo realizzato l'unione monetaria ed è auspicabile, no, nell'immediato futuro, la integrazione politica. Allora vediamo di capire all'interno della mobilità quali sono i punti di forza, le valenze strategiche che possono interessare i nostri territori. Il primo elemento, come ci ricordava il professore Gambino, è il sistema portuale e della navigazione marittima. L'area dello stretto possiede una singolare concentrazione di porti, sono 5 i porti che tuttavia necessitano di essere potenziati e posti a sistema. Convivono funzioni molteplici e variegate: movimento passeggeri, navi ro-ro, veicoli, trasbordo, container, funzioni croceristiche e così via. Molti colleghi specialisti ci dicono che un disegno unitario e una gestione coordinata di questi porti moltiplicherebbe le potenzialità di questo sistema.
In questa prospettiva allora non vedo la necessità di continuare a avere due autorità portuali. Credo che abbia fatto bene il Ministro Lupi in un suo recente intervento a parlare di distretti della logistica nel Paese e di fatto ad avviare un riordino delle prossime autorità portuali. Ma ancora, abbiamo un'azienda per i trasporti urbani, ATM, che per usare un eufemismo è in crisi strutturale da ormai 10 anni. Abbiamo un consorzio Metromare, ormai in scadenza di contratto, e un'azienda dei trasporti di Reggio, l'ADAM, anch'essa con gravi difficoltà alle prese, con gravi difficoltà finanziarie. Non so che fine abbia fatto il progetto della metropolitana del mare. Ricordo una sua interrogazione, onorevole D'Alia, all'allora ministro Matteoli, un progetto che prevedeva 29 milioni di euro in 3 anni, credo per la realizzazione di questa metropolitana che avrebbe dovuto collegare la città di Messina all'aeroporto di Dominici, con la previsione persino di un pontile al Papardo. Tra le due aziende pubbliche e il consorzio Metromare spendiamo all'incirca 60 milioni di euro l'anno, con la qualità dei servizi che è sotto gli occhi di tutti e con l'assoluta incompatibilità tra i sistemi. Sono convinto che se le stesse risorse annuali non potessero essere destinate a un consorzio, a un soggetto giuridico che prevede il servizio del trasporto pubblico nell'area integrata dello stretto, un consorzio che vede attivamente la partecipazione delle due aziende pubbliche e magari di un vettore privato nei trasporti marittimi, credo che sia una bella sfida. Ridisegnare quindi la mobilità urbana di Reggio e di Messina in funzione di questo nuovo servizio integrato e pensare ai collegamenti permanenti, come accade a Venezia, no, tra i vari punti terminali di quest'area. Esistono studi di settore in questo senso, no? Quindi ne studiano la fattibilità e la sostenibilità. Onorevole D'Alia, perché non proporre un tavolo tecnico a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture per sviluppare un progetto sul trasporto pubblico integrato? Lo stesso Ministero delle Infrastrutture, no? Infatti ha reso noto nella conferenza Stato-Regioni che ritiene l'asse dei trasporti pubblici locali una linea di finanziamento prioritaria della futura programmazione. Inseriamoci in questa programmazione e proponiamo un progetto sperimentale sul trasporto pubblico integrato tra Reggio e Messina. Ancora, il nuovo sistema di collegamento produrrà nuovi apporti di domanda verso l'aeroporto dello Stretto. Ora capisco bene che entro in un terreno accidentato, però consentite una battuta. Per non essere autoreferenziale, faccio riferimento a uno studio elaborato un'analisi elaborata dallo studio Ambrosetti. I committenti erano la provincia di Catania e la SAC di Catania. Lo studio, nella buona sostanza, ribadiva la crescita impetuosa, no, e tumultuosa dell'aeroporto di Catania, ma ne evidenziava i rischi legati al raggiungimento di livelli di congestionamento su Catania, molto vicini ai limiti della sua capacità attuale, e specialmente alte criticità, no, legati agli effetti dell'attività vulcanica. Lo studio, pensate un po', si spingeva a considerare di vitale importanza per Catania l'implementazione di un sistema aeroportuale della Sicilia orientale, cioè prevedeva un'integrazione importante tra Comiso, Catania e Reggio, quindi un sistema capace di aumentare la complessiva competitività del sistema aeroportuale. Pensate ancora, un sistema che vedeva Reggio gateway per le isole Eolie, che vedeva a Reggio la destinazione di tutti quei voli per l'est europeo e tutti i voli di linea con l'hub principali con Roma e Milano. Quindi mentre i catanesi pensano a integrare il sistema aeroportuale della Sicilia orientale, noi continuiamo a dedicare tempo e a dividerci sull'opportunità di costruire, per giunta in tempi di vacche magre e di spending review, un aeroporto a Barcellona. Ma non vi pare che ci sia qualcosa che non funziona in questa programmazione? Quindi anche la riorganizzazione dell'offerta di sistemi aeroportuali è considerata strategica dal Ministero delle Infrastrutture e nella prossima programmazione avrà spazi importanti. Vista la complessità e la valenza nazionale, direi anche internazionale, che sicuramente questa questione impone, non è il caso di lasciare questo tema al governo locale cittadino. Su questi temi non possiamo più giocare a scarica barile. Un breve cenno alla logistica. Ma voi pensate che in un mondo globalizzato, in cui la competizione tra i territori è così intensa, il progetto che individua l'area dello stretto come piattaforma aperta alle merci che transitano dal Mediterraneo
sia una questione che può limitarsi a cosa fare al porto di Reggio o al porto di Tremestieri. Le merci che transitano dal Mediterraneo, che provengono dalla Cina e dall'India, il 50% della produzione mondiale nei prossimi anni, devono trovare luoghi e ampi spazi in cui sia conveniente scaricare, scusatemi il termine, assemblare se necessario, ripartire verso i mercati europei e quelli ricchi americani. Ragionare, se vogliamo decidere di, se decidiamo di ragionare su questi temi, dobbiamo pensare necessariamente a un sistema di rete gerarchico. Gioia Tauro, un porto di valenza internazionale, direttamente collegato col sistema ferroviario nazionale. Due grandi bacini, uno su Reggio, probabilmente, uno su Messina, vedremo se è Reggio o se è Tremestieri o Milazzo. E poi la City Logistic, no? Per fare in modo che le merci arrivano nella nostra città. Un problema annoso, quello dei nostri commercianti, la logistica della città. Allora io dico che solo in questa prospettiva ampia, cioè Gioia Tauro, i bacini a Reggio, Messina, i nostri porti, solo in questa prospettiva ampia noi potremo veramente discutere, no, di questi temi. E solo ragionando in questa prospettiva saremo capaci di raggiungere le sinergie e le auspicate anche economie di scala che sono importanti nel gioco competitivo internazionale. Vorrei ancora, sono sempre spunti, ma semplifico un po' la mia esposizione, richiamarvi altri due elementi che sono importanti in questa prospettiva mediterranea. Senza dirvi però che, abbandonando il tema della mobilità, quindi trasporto pubblico locale, logistica, aeroporti, portualità, vi rendete conto che ogni azione entra necessariamente l'una in rapporto con le altre. Quindi ci impone una integrazione articolata, plurimodale di tutti i servizi di trasporto. Abbiamo bisogno di un piano della mobilità che metta a sistema tutto ciò. Come anche dobbiamo pensare poi a gestire in maniera efficiente e coordinata tutta questa grande dinamica che si muove all'interno dei trasporti e della mobilità. Due battute su altri due settori che ritengo importanti. Il primo è il turismo. Nell'area integrata dello stretto, ecco, secondo me sono anche questi due elementi che devono richiamare la nostra attenzione. Cerco di evocare in voi delle suggestioni, anche se il tema anche qua richiederebbe grandi approfondimenti. Provate a immaginare quale opportunità di sviluppo possa venire dal fatto di pensare l'area dello stretto come un cluster turistico, compreso tra due parchi naturali, Aspromonte e i Peloritani, che si affacciano su uno specchio di acqua, o che si abbracciano, direi, no? Attraverso uno specchio d'acqua, un paesaggio che costituisce uno dei posti più incantevoli al mondo e per i quali ritengo meritoria l'iniziativa di riconoscimento di patrimonio naturale dell'UNESCO. Uno specchio di acqua dove si estendono fino ad abbracciarsi i due waterfront, un'area ancora in cui è vivo il mito di Scilla e Cariddi e della Fata Morgana, che tanto fascino può esercitare sulle attività artistiche e cinematografiche. Quindi quanta suggestione, quanta potenzialità. Certo, il successo dipende dalla capacità di elaborare modelli di sviluppo, di integrazione con il sistema privato, di valorizzare le risorse storico-artistiche e architettoniche. Però ritengo che il cluster turistico dello Stretto, insieme a quello delle Isole Eoliche, insieme a quello dell'Alcantara, insieme a quello di Taormina, ed ecco perché qua poi ritorno sull'area metropolitana a 51 comuni, conferisce una forte connotazione ambientale e turistica all'area dello stretto. Costituisce un valore inestimabile per l'opportunità di generare ricchezza e occupazione. Certo, in questi distretti turistici bisognerà accederci, bisognerà portare, no, i turisti, no, in questi luoghi incantevoli. Ed è chiaro che se io non ho un sistema di trasporto integrato, no, tutto ciò non è facilmente raggiungibile. Pensate ancora a quante occasioni di organizzare eventi congiunti, una stagione teatrale per esempio condivisa tra il teatro di Reggio e il teatro di Messina, no? Una stagione magari la lirica, la prosa, in un tempo di crisi, un'unica stagione teatrale. Certo che se Metromare
chiude i collegamenti alle 18 del pomeriggio o si limita soltanto a trasportare i pendolari, tutto questo diventa difficilmente raggiungibile. L'altro settore, anche qua per cenni, quello della sinergia, quello tra i due sistemi universitari. Ci stiamo ragionando da tempo, anche le nostre università per via del decreto Gelmini sono chiamate a riflettere su questo nuovo riposizionamento nell'area dello stretto. Ora vedete, quale collaborazione tra i due Atenei? Io sono stato in California per ragioni di studio e se voi guardate al sistema della California, no? Basta verificarlo sul sito web, in California esiste una sola università. Università della California, il sistema dell'Università della California, però con 10 sedi, San Diego, Berkeley, Irvine, San Francisco e così via. 10 sedi ma un'unica università, un sistema articolato, differenziato, rispettoso delle tradizioni ma integrato. Ma perché tutto ciò non deve essere possibile da noi? Perché noi non dovremmo anche ragionare in questa prospettiva? In un sistema che potenzialmente potrebbe fornire know-how, innovazione, capitale sociale alle importanti realtà produttive presenti sul nostro territorio, alle imprese esistenti nel settore della nautica, del manifatturiero, dell'energia e costituire fattori localizzativi dei nuovi investimenti. Insieme le due università contano 40.000 studenti, un corpo docente di 1.500 appunto docenti e migliaia di risorse tecniche e amministrative. Due università che per storia, prestigio, caratteristiche dell'offerta formativa possono facilmente integrarsi. Pensate quale dinamismo tutto ciò potrebbe imprimere nell'area dello stretto, 40.000 studenti che si muovono, 2.000 persone che giornalmente condividono innovazione, ricerca e non solo, ma finalmente potremmo anche pensare a un'offerta formativa competitiva con gli altri Atenei di Palermo e di Catania, perché avremmo i numeri per poterlo fare. E perché no? Un'offerta formativa non soltanto interessante per il nostro territorio, non soltanto che non lascia sfuggire i nostri studenti che vanno in altri posti a studiare, ma che potremmo sicuramente essere attrattivi per tutte quelle persone che dal Mediterraneo e dalle zone del Maghreb no, vogliono transitare e arrivare in Europa. Perché non dovremmo farlo noi il Politecnico dello Stretto? Le due ingegnerie, la facoltà di economia per gli aspetti gestionali, avere una anche offerta formativa su misura per questi paesi e facilitare questa transizione. Cioè Messina porta d'ingresso per l'Europa, ma non soltanto per accogliere gli immigrati, che è importante, ma anche per creare qui quelle competenze e quelle conoscenze che servono per lo sviluppo del paese. Quindi io ritengo che su queste tre questioni, mobilità, il turismo e le conoscenze, mi spingono, no? Mi inducono a pensare che il connubio ideale sia tra le aree metropolitane. Pensate quanto sia importante Milazzo quando parliamo in termini di mobilità e di integrazione, appunto per la presenza dei porti, tutto quel comprensorio tra Villafranca e Milazzo, per la presenza di disponibilità di aree per cui è possibile ragionare in questa prospettiva. Non possiamo lasciare fuori questi pezzi di territorio, perché con questi pezzi, con queste realtà, noi saremo più forti. Avrei potuto ancora sviluppare il mio ragionamento per arrivare alle conclusioni, Giovanni, affrontando le sinergie possibili in campo ambientale, in campo dell'energia, nel campo della gestione dei rifiuti, della sanità, dei settori commerciali. Come è possibile anche pensare, lo accennava il professore Gambino, alla riqualificazione della città, una città che smette di voltare le spalle al mare e che invece guarda al mare. È possibile, credo, anche architettonicamente ripensare la nostra città per non porre più barriere e guardare allo stretto. La città volge lo sguardo al mare. Ma anche se avessi affrontato questi temi sarei arrivato sempre alla stessa conclusione, no? Già anticipata in premessa, che vede nell'integrazione delle due aree metropolitane, quella di Reggio e di Messina, la chiave di volta per il futuro sviluppo della città. Certo, dovremo affrontare il sistema del coordinamento dei 5 diversi livelli di governo, spesso concorrenti tra loro, quello di governo nazionale, i due governi delle aree metropolitane e poi a finire anche sostanzialmente ai liberi consorzi. Così come dovremmo ripensare la destinazione dei fondi europei. Però ritengo che il capitale reggino e messinese, il sistema universitario,
una classe dirigente governativa e burocratica altamente qualificata presente nel nostro territorio, un rafforzato rapporto di fiducia nella lettura di una storia che ci invita a trovare i tratti comuni e un'identità comune, caro professore Cambino. Io penso che questi sono tutti fattori capaci, no, di sostenere una progettazione politica culturale dell'area in questione. Solo così potremo guadagnare quella centralità che questa città merita e offrire sicuramente una reale prospettiva di crescita e di sviluppo. Io credo, onorevole Daria, onorevole Arpizzone, che noi siamo costretti ad affrontare tale questione per evitare che le future generazioni ci contestino un irresponsabile atteggiamento di timidezza equivalente ad una insostenibile scelta rinunciataria. Grazie. Sì, intanto mi fa piacere avere l'opportunità di parlare nella mia città, visto che di solito lo faccio in Calabria perché è lì che insegno. Quindi, e mi sto occupando sia della città metropolitana di Reggio Calabria che delle questioni della pianificazione dell'area vasta. Ecco, il collega Cambino mi ha chiamato in causa e mi sembra quasi doveroso raccontare alcune riflessioni quantomeno. Dal punto di vista tecnico-scientifico condivido ovviamente l'impostazione data dal collega Cambino e dal collega Limosani. E però da urbanista e quindi da costruttore delle politiche urbane che stanno alla base con cui si formano poi i piani, sia essi da scala comunale che da area vasta, desidero farvi riflettere su pochissime cose, le citerò così come indici di una ipotesi di discussione. Intanto, con chi competiamo noi città metropolitane? Ecco, questa è la risposta, l'ha data già il professor Cambino. Milano è l'unica area metropolitana e città metropolitana, non uso casualmente queste due eccezioni, considerate in Europa. Tutto il resto è un modello molto italiano della dimensione della città metropolitana. Quindi noi con chi competiamo? Voglio dire, competiamo con Parigi, che guarda caso si sente piccola e quindi si struttura con le Havre. E allora abbiamo un grosso sistema metropolitano in Europa che è Parigi le Havre. Allora, come possiamo competere noi Messina, Reggio Calabria? Non voglio entrare nel merito dell'integrazione, dico doppie scottate, a parte che i contratti di innovazione, i contratti di rete, gli accordi, i programmi, questi qua esistono indipendentemente dalla istituzionalizzazione dell'organizzazione territoriale. Quindi poco mi importa che esista la città metropolitana, se la città metropolitana è una targhetta e quindi diventa una trappola concettuale di natura organizzativa amministrativa. Se io sotto questa città metropolitana non ho i veri fattori di metropolizzazione, che sono stati peraltro citati in termini sia amministrativi sia funzionali, quindi che vanno dal numero di sportelli bancari, ecco perché Milano, che vanno ovviamente dalla logistica, che vanno ovviamente da una serie di attività economiche, di relazioni che la sostanziano in quanto tale. Quindi noi competiamo con queste città. Allora, se dovessimo invertire il ragionamento e dire abbiamo questa opportunità che deriva da questioni sulle quali io non mi voglio soffermare, quindi la modifica costituzionale, la nuova organizzazione, le lascio, sono state già toccate e sono questioni di grande importanza. Beh, come posso allora tramutare in opportunità questa occasione che mi viene data? Bene, è stato detto, lo posso fare impostando la mia strategia con una politica di spazio europea, perché anche questo è stato detto, perché è da lì che dobbiamo prendere alcuni finanziamenti, perché ormai le aree urbane fanno parte della politica di coesione europea, il 5% viene dato alle aree urbane e non a caso un'altra quota estremamente importante viene data a quelle aree che hanno la capacità di organizzarsi, io li chiamo in effervescenze territoriali, cioè sistemi territoriali a dimensione variabile che però riescono a costruire un'intelligenza territoriale tale, che era quello a cui faceva riferimento anche il professor Limosani, da poter competere con il resto del territorio europeo. Questo è il nodo.
Noi possiamo, quindi, un'area che abbia dei fattori di sviluppo al proprio intento, da organizzare, da sviluppare, che poi possa essere funzionalmente organizzata e amministrativamente in termini di città metropolitana. Un'altra riflessione, perché ovviamente, anzi due, una riguarda il sistema delle infrastrutture, l'altra riguarda le università, perché non posso fare a meno, insegnando a Reggio Calabria, di fare questo riferimento su cui, diciamo, l'asset me l'ha dato il prorettore di Messina. Innanzitutto, chi ha seguito le vicende della politica dei trasporti, della mobilità, delle infrastrutture e ha una conoscenza a livello nazionale e a livello europeo e chiude gli occhi, si rende conto che c'è un cerchio magico di grande vuoto, che è così fatto. Napoli gira, prende parte della Basilicata, arriva tangente a Catania, Palermo e si richiude. Questo è un grande vuoto di programmazione. Perché? E io per corridoio non intendo soltanto le infrastrutture, anche le infrastrutture materiali, anche questo è un errore concettuale, un'altra trappola concettuale. Io per infrastrutture intendo il materiale e l'immateriale, quindi l'energia, il digitale, lasciamo stare. Quindi, però su questo vuoto, questo grande vuoto, quindi infrastrutturale in tutti i sensi, noi vogliamo poggiare la nostra competitività. Ma guardate, anche la riforma delle autorità portuali a cui faceva riferimento il professore poc'anzi non fa altro che ribadire questo vuoto. Ma voi sapete come saranno riformate le autorità portuali strategiche della logistica? Quindi Messina scompare da questo ruolo, perché la logistica e la strategia sarà affidata a Catania e a Palermo e a rafforzare questa impostazione politica economica che non, sicuramente non deriva dai qui presenti, ma è una cosa radicata che a poco negli anni, forse per disattenzione, forse perché abbiamo pensato a che alcuni slogan potessero darci veramente quella forza. Ebbene, la nostra politica di azione di piano di azione di coesione siciliano, quello che è stato firmato credo 2 anni fa con Barca, bene, lì non c'è nessuna opera di Messina e della provincia di Messina che interviene nel sistema infrastrutturale. Bene, questo è un vuoto, io non so a chi appartiene questo vuoto, però io da urbanista devo farlo notare, perché noi partiamo da uno stato dell'arte, partiamo da alcune considerazioni per costruire la città metropolitana. Non mi importa se sia dimensione variabile, se è Reggio, Messina, io dico che entrambe, visto che io sto lavorando su Reggio, ne sto facendo anche il piano della città. Anche lì è il problema, quindi sicuramente io credo che sia una scommessa l'area integrata dello Stretto, la metropoli dello Stretto, credo che debba essere una scommessa per il meridione, non è un problema a carattere locale. E tra l'altro, e chiudo, la Comunità Europea è vero che finanzierà le città metropolitane, ma quelle, diciamo le aree urbane variamente aggregate, ma quelle che avranno delle precondizioni a tale finanziamento. Quindi inutile che diventiamo città metropolitana se non abbiamo le infrastrutture materiali, immateriali, amministrative, funzionali, di cooperazione dal punto di vista delle piccole e medie imprese. Sarà un ennesimo fallimento. Allora, lo dico questo con grande passione, perché io sono messinese e perché credo che anche il ruolo delle università sia stato non tenuto in considerazione. Noi questi studi, mi dica se sbaglio professore, noi questi studi li abbiamo fatti già da anni. Quello che oggi si discute è già stato detto, scritto, dimostrato. Il futuro è il 1 gennaio 2014 e per me il futuro è già passato. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, io la mia riflessione è questa: il Presidente ha aperto i lavori dicendo la città si deve svegliare,
ha fatto riferimento al nostro incontro di Fiumetinesi, mi fa piacere constatare che tutti gli interventi che si sono susseguiti finora vanno comunque in direzione di assoluta condivisione della necessità di questa città metropolitana di cui si parla, ma di cui chiaramente può bisogno definire il modello. Quindi credo che un passo avanti l'abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato, perché siamo tutti d'accordo. Quindi quello che è successo a Fiumetinisi, dove nessuno era d'accordo, più o meno è stato superato. È chiaro che non è tutto così, non è tutto bianco, non è tutto nero. Perché oggi noi siamo costretti, come ha detto giustamente il professor Limosani, ad affrontare la questione. E siamo costretti perché da dove siamo partiti? Noi siamo partiti da due processi che nel corso degli ultimi 20 anni sono andati avanti. Da un lato la riduzione della spesa pubblica, dall'altro lato il proliferare di enti, organismi e quant'altro che hanno utilizzato una funzione. Ecco perché oggi ci poniamo il problema che dobbiamo cambiare il modello di governance, perché questi due processi che sembravano essere ognuno autonomi per i fatti propri, oggi diventano convergenti e portano verso una riflessione comune. Bisogna cambiare la governance del nostro territorio. E nel cambiare la governance del nostro territorio, perché non è più possibile avere più enti che svolgano le stesse funzioni, la moltiplicazione di costi, perché comunque abbiamo un problema finanziario enorme, perché sia come risorse statali che come risorse regionali, le nostre province, i nostri comuni non hanno più le risorse di prima, e allora ecco che questi due grossi processi convergono e ci dicono in maniera imperiosa: bisogna cambiare il modello di governo dei nostri territori. E su questo non abbiamo scelta, siamo arrivati al punto. Nel cambiare, Messina ha questa grossa opportunità, che è la stessa opportunità che ha Catania e che ha Palermo, e che invece non hanno Trapani, non ha Agrigento, non ha Siracusa, dove mi chiedono: ma perché noi restiamo esclusi da questo processo? Perché evidentemente non c'erano alcune caratteristiche di base. E qui Messina deve decidere. Deve decidere se far parte di questo nuovo modello di sviluppo, se vuole utilizzare questa opportunità oppure no. Perché credo, e quello che io su quello riflettevo, qui dentro siamo tutti d'accordo, ma cosa succede uscendo da qua dentro? Allora, credo che il messaggio che il Presidente Pizzone e il Ministro Delia ha organizzato questo incontro oggi hanno voluto lanciare è che è necessario assolutamente accelerare il processo di informazione e di coinvolgimento dei territori, indirizzando il ragionamento verso questo punto comune, sul quale oggi sembra che siamo tutti d'accordo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto come governo noi ben due disegni di legge sulle città metropolitane. Il primo, quello di cui abbiamo parlato a Fiumetinisi, un disegno di legge basato sulla analisi dei bisogni dei cittadini, perché sono stati ricordati i modelli europei di città metropolitane. Le università ci hanno aiutato a individuare questo modello, un modello in cui bisognava raggiungere un minimo di garanzia dei livelli di servizi dati ai cittadini. Perché la nuova governance è rivolta a questo, ai servizi ai cittadini, e quindi l'unificazione della struttura amministrativa, la razionalizzazione degli uffici, la razionalizzazione delle politiche, della pianificazione, un po' tutto quello che è stato detto. Ma l'obiettivo sono sempre i servizi ai cittadini. Allora, partendo da quel modello, il primo disegno di legge, che sicuramente è quello tecnicamente più corretto, che già estendeva la città metropolitana di Messina lasciando fuori Milazzo, ma non perché non si volesse portare dentro Milazzo, ma perché la filosofia è stata anche quella di lasciare territori contigui alla città metropolitana una propria autonomia anche economica, poter lasciare dei centri di aggregazione. Rispetto a quel modello, diverse opposizioni sono state portate al governo da parte dei territori, e quindi abbiamo preferito a questo punto adottare un modello diverso, un modello più semplice, un modello che porta la città metropolitana ad essere più simile, se vogliamo, a un consorzio di comuni, ma avendo la consapevolezza che è il primo modello a cui dobbiamo tendere. Noi dobbiamo partire quindi con un'aggregazione che non può riguardare soltanto l'ambito urbano, perché altrimenti
non abbiamo le caratteristiche della città metropolitana. Qui noi oggi abbiamo parlato di città metropolitana dello Stretto, ma vi rendete conto che siamo in una situazione di distanza totale in questo momento? Noi abbiamo una città metropolitana, Reggio Calabria, che si sta muovendo con l'ordinamento nazionale, dove abbiamo un'intera provincia che fa parte della città metropolitana. E qui da noi in Sicilia il dibattito, oltre a questo disegno di legge del governo, si sta concentrando anche su un altro disegno di legge, quello presentato dal Presidente della prima commissione Cracolici, l'onorevole Cracolici, dove addirittura un'ipotesi di partenza è quella dell'ambito urbano. Quindi noi, giusto per capire dove siamo oggi, avremo una città metropolitana di Reggio Calabria che ingloba tutta la provincia, una città metropolitana di Messina che paradossalmente, secondo questa ipotesi proposta dall'onorevole Carlucci, partirebbe con soltanto l'ambito urbano. Ma come possono dialogare questi due modelli così diversi? Ecco perché bisogna accelerare la riflessione, perché adesso sì, abbiamo fretta di trovare un nuovo modello. Io volevo dirvi una cosa, stiamo mettendo, io ho costituito 4 gruppi di lavoro con supporto di tutte le università, proprio perché il dibattito è molto complesso, si è parlato della governance, le scuole a chi vanno, tutte le altre funzioni delle attuali province a chi vanno, e la città metropolitana è chiaro che è l'organismo che in questo momento può ancora più precisamente, in maniera più consona rispetto al consorzio di comuni, assolvere a queste funzioni che non sono soltanto quelle della provincia o del comune, ma sono anche funzioni di cui la regione si deve spogliare proprio in un'ottica di coordinamento territoriale. Noi avremo la possibilità tra qualche giorno di far partecipare ogni singolo cittadino a un dibattito, perché metteremo sul sito dell'assessorato i due disegni di legge sul consorzio di comuni e sulla città metropolitana approvati dal governo. Ci sarà un link, ognuno di voi potrà dire la sua, potrà parlare, potrà esprimersi, ma sempre nell'ottica, e ritorno a quello che ha detto il Presidente Attenzione all'inizio, di svegliare la città. Perché guardate che se Messina non decide oggi di adottare un nuovo modello di sviluppo, veramente rischia di restare all'interno di quel cerchio magico di cui si parlava poc'anzi, la zona d'ombra, perché il resto del mondo nel frattempo si muove. Nel frattempo Reggio Calabria diventa comunque città metropolitana, Palermo e Catania comunque si muoveranno, e allora bisogna che effettivamente il momento di riflessione di oggi, che sicuramente non potrà essere l'unico delle prossime settimane, serva come stimolo per sollecitare l'attenzione di tutti coloro che all'interno della città e dell'area metropolitana, che deve essere compresa all'interno della città metropolitana stessa, devono essere i protagonisti di questo processo, perché altrimenti il rischio che corre Messina è esattamente quello di restare indietro. Allora, utilizziamo questo momento di riflessione come proiezione in avanti, partecipate a questo forum di discussione, coinvolgete tutti coloro che vogliono dire la loro, perché un dato è certo: dal 1 gennaio 2014 le città metropolitane in Italia esisteranno, non saranno sul modello di Parigi, non saranno le città metropolitane a cui si dovrebbe tendere sicuramente, ma è comunque un modello base da cui partire, che sarà perfettibile. E se noi restiamo indietro in questo, restiamo tagliati fuori da quelle che sono le risorse e le politiche di coesione. E credo che questo oggi, con i problemi di finanza pubblica, non ce lo possiamo permettere. Io avrei tantissime altre cose da dire, ma credo che non ci siano più i tempi, e rinvio quindi qualsiasi altro commento a questa consultazione online e ai futuri momenti di riflessione che si vorrete realizzare. No, brevissimamente, perché se no ci facciamo un aperitivo e facciamo prima. E io vorrei chiedere alla nostra Presidente del Consiglio Comunale, Adelina Barile, la cortesia di accogliere la nostra proposta di convocare un Consiglio Comunale aperto ai comitati regionali, alle categorie professionali, produttive,
sportive e le organizzazioni sindacali, perché questo è un tema centrale su cui credo che il Consiglio Comunale debba pronunziarsi anche con una protesta di cui i parlamentari si devono fare carico nella discussione sul disegno di legge per le aree metropolitane, altrimenti sono d'accordo con Torino Genovese, noi continuiamo a parlarci addosso e non andiamo da nessuna parte. Che noi abbiamo mancato diversi appuntamenti nella nostra città e ovviamente la responsabilità è mia, è nostra, così evitiamo di fare una discussione su chi e su che cosa. Però io penso che noi obiettivamente abbiamo un'occasione importante, perché lo diceva prima Francesca Moraci, le università, la facoltà di architettura in modo particolare, io ricordo quando ero assessore all'urbanistica, è passato un decennio, su questi temi hanno fornito contributi di grande valore, di grande pregio, di grande qualità, solo che noi in quel momento eravamo ad esempio impegnati a discutere di un piano regolatore di 20 anni prima. E allora evitiamo di mancare anche questo appuntamento, perché fino a quando il sistema economico e sociale del nostro paese e anche dei nostri territori reggeva, la chiacchiera da salotto poteva andare bene. Oggi che siamo in una crisi economica da cui tendiamo ad uscire, o comprendiamo che dobbiamo mettere a sistema ciò che abbiamo e valorizziamo ciò che abbiamo, oppure siamo totalmente tagliati fuori. In altri termini, la nostra più grande risorsa per uscire dalla crisi non è pensare che possiamo spendere un po' di soldi in più in investimenti più o meno produttivi, eccetera. La nostra più grande risorsa è quella di valorizzare ciò che i nostri territori hanno dal punto di vista economico e incrementare ciò che i nostri territori danno dal punto di vista del reddito nazionale. E poiché noi abbiamo la grande fortuna di essere collocati strategicamente in un posto che nei prossimi 50 anni può e deve essere strategico non per il Nord Europa ma per il Mediterraneo e per i paesi del Nord Africa, noi dobbiamo collocare esattamente la nostra missione, il nostro ruolo, il nostro sviluppo in questa fase. E noi siamo proprietari, noi come cittadini di Messina, quando dico Messina parlo di Messina e della sua provincia, e quindi non a caso noi abbiamo chiesto oggi che partecipassero anche i sindaci della nostra provincia, che ringrazio, a questo incontro. Come i cittadini di Reggio, di Villa, sono proprietari dello stretto di Messina, che è la più grande risorsa economica su cui noi non abbiamo mai investito e che neanche controlliamo attraverso un'autorità unica. E lo stretto di Messina è strategico per il traffico di tutte le merci e lo sarà ancora di più quando lo sviluppo economico dei paesi del Nord Africa sarà tale che renderà la Sicilia e il nostro territorio importanti. E per questo al nord si sono attrezzati sull'asse Milano-Genova, perché comprendono perfettamente che c'è da organizzarsi. E allora la discussione sull'area metropolitana è una discussione che non ha il sapore della dotta disquisizione di carattere istituzionale, costituzionale, amministrativo, economico, eccetera. La discussione sull'area metropolitana è una discussione che va affrontata da questo punto di vista. E allora io ti chiedo, Emilia, e non a caso ti abbiamo invitato oggi qui, non per rovinarti la domenica, diciamo, di farti portatrice, magari invitando anche il sindaco, se trova il tempo tra una meditazione e l'altra, di occuparsi di questi problemi, perché penso che sia una cosa molto chiara. Noi siamo politici di professione, facciamo un po' schifo, tutto quello che volete voi, però qua c'è un punto centrale. Ormai la discussione è finita. Il governo nazionale ha fatto nel decreto del fare la norma per evitare il fallimento della città di Messina. Parliamo di cose concrete che abbiamo fatto. Abbiamo evitato il dissesto. Si è intervenuti sulla vicenda precaria, che dicono alcuni. E speriamo che la regione faccia la legge regionale, così definiamo un percorso che consente intanto per 3 anni
di stare tranquilli e di trovare anche una soluzione che superi questa vicenda che in Sicilia ormai ha contorni grotteschi e squali. Si sta intervenendo su una serie di cose che ci sono state chieste dall'amministrazione comunale per consentire il risanamento del bilancio del comune. Gas, caserma dei vigili del fuoco e così via. Noi stiamo facendo la nostra parte, perché è giusto, lo stiamo facendo da messinesi, lo stiamo facendo a prescindere dalle appartenenze politiche. Ora però basta coprirci di ridicolo. Ora l'amministrazione si mette a lavorare e a dare risposte, perché le precondizioni per poter lavorare noi le stiamo realizzando. Allora io ti chiedo, Emilia, di fare questo incontro, perché anche i deputati regionali devono essere messi di fronte alle proprie responsabilità. Perché guardate, io voglio ringraziare Patrizia Valerti per la duplice pazienza, quella che ha esercitato nei confronti del Presidente Crocetta e quella che ha esercitato nei confronti di quanti non hanno percepito e compreso il senso dell'iniziativa del governo sulle città metropolitane e sulle province. Io ho letto la proposta dell'onorevole Cracovici, che credo sia encomiabile dal punto di vista dello sforzo e della mediazione politica tra le diverse esigenze, ma che sia ridicola dal punto di vista istituzionale, perché noi non ci siamo imbarcati nella crociata per la soppressione delle province per ritrovarci con delle province rachitiche e con delle finte città metropolitane che non reggerebbero la competizione neanche con, lo dico senza offesa, con il comune di Tusa, diciamo. Perché la città metropolitana è tale se mette insieme un territorio che ha una sua vocazione comune, se mette insieme la forza dei territori. Questo io lo dico anche agli amici sindaci dei comuni, che non devono sentirsi sindaci di cintura, ma che nella condivisione di un obiettivo economico di sviluppo sociale diventano protagonisti, mentre oggi sono arroccati nel loro fortino che muore per consunzione, perché la crisi economica non consente la sostenibilità delle singole municipalità. Allora qui non significa voler cancellare la identità, la storia e l'autonomia, significa valorizzarla, farla sopravvivere, farla diventare un'occasione di crescita. Allora, se non si comprende che le città metropolitane sono questo e attorno alle città metropolitane si rafforza il progetto di sviluppo e di crescita dei territori, se non comprendiamo questo non andiamo da nessuna parte. Allora l'idea che noi trasformiamo Messina, Catania e Palermo, cambiando il nome da città di Messina, Palermo e Catania, città metropolitane, e poi trasformiamo le attuali province con la denominazione da provincia regionale a liberi consorzi e con l'aggiunta che anziché sempre con il presidente della provincia, con gli assessori provinciali, con i consiglieri provinciali che non sono più eletti direttamente dal popolo ma indirettamente dai sindaci, dove vogliamo andare? Di che cosa vogliamo parlare? Questo è il punto. Allora, noi pensiamo in linea generale che le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo debbano fondarsi su un patto tra i comuni di territori omogenei che hanno l'idea di voler crescere insieme, valorizzando le reciproche specificità. Palermo, capitale della Sicilia, che ha bisogno di uno statuto speciale. A me del fatto che Cracovici si sia fatto d'accordo con Orlando non me ne frega niente, ma non credo che gli importi nulla a nessuno. Il problema è che Palermo è la capitale della Sicilia e deve essere valorizzata per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità, per il suo ruolo centrale, e questo lo fai dandogli maggiore autonomia anche dal punto di vista normativo e mettendo assieme tutti quei territori che, insieme a, che sono di Palermo e che sono di Bagheria, che sono di tutti i comuni che stanno insieme in quella realtà. Allora io penso che le soluzioni da questo punto di vista siano due.
o si va alla trasformazione delle tre province, Catania, Messina e Palermo, in città metropolitane, mettendo insieme tutti i comuni di quei territori, o si va alla perimetrazione secondo ciò che già nella legge 9 dell'86 era già stata fatta e che consente sostanzialmente di mettere insieme quei comuni che per condivisione culturale, territoriale, economica e sociale stanno insieme e diventano un'occasione di crescita, perché altrimenti non abbiamo bisogno dell'ennesima legge e non abbiamo bisogno di province rachitiche, cioè non abbiamo bisogno della presa in giro dei liberi consorsi così come sono stati costruiti. Noi dobbiamo chiudere le province, le funzioni sovracomunali vanno alla regione, le funzioni comunali vanno ai comuni con personale e risorse. Se i comuni vogliono stare insieme per gestire insieme i propri servizi e i servizi delle province di competenza provinciale e ulteriori funzioni amministrative delegate dalla regione, si costituiscono in unione dei comuni liberamente, mettono insieme le proprie risorse, le proprie strutture amministrative, le proprie strutture tecniche, gestiscono insieme nel comprensorio che della loro giurisdizione quei servizi di loro competenza, gestiscono insieme attraverso l'unione dei comuni le competenze che la provincia aveva e tutti gli enti intermedi, non solo la provincia, ma tutti gli enti intermedi avevano su quel territorio, e la regione può, anzi deve, su richiesta dell'unione dei comuni, delegare ulteriori funzioni amministrative. Questo comporta un'operazione di riqualificazione della spesa, una efficienza dei servizi e la sopravvivenza, anzi il rilancio delle municipalità e dei comuni, perché altrimenti i piccoli comuni sono destinati a morire. E allora io lo voglio dire con affetto agli amici sindaci che sono qua: voi dovete farvi promotori di un dibattito con i vostri cittadini, con le altre amministrazioni, su questa direttrice di marcia, perché se noi pensiamo di salvare gli 8.000 comuni italiani e i 390 comuni della nostra regione erigendo un muro di Berlino per ogni comune, abbiamo condannato a morte i piccoli comuni, i nostri ragazzi, costringendoli ad una emigrazione ancora più violenta e pesante di quella che non stiano subendo oggi e di quella che c'è stata nel nostro paese negli ultimi, agli inizi del dopoguerra. Questo è il punto. Allora, per questo è importante fare questa discussione. Catania, città metropolitana dei distretti produttivi, Messina, città metropolitana dell'area integrata dello stretto. Queste sono le tre vocazioni che devono stare dentro una legge regionale degna di questo nome se vuole avere il supporto del nostro partito. E allora io penso che, ad esempio, il disegno di legge che l'assessore Valente ha portato in giunta, poi mi si dice perché io sono polemico con Crocetta, io non sono polemico con Crocetta, però noi ci siamo stancati del cazzo. Non abbiamo fatto tutta questa operazione di cambiamento per ritrovarci esattamente peggio di prima. Questo è il punto. E allora, nel disegno di legge dell'assessore Valenti c'è una norma che dice, secondo quello che prevede la nostra Costituzione, quindi noi non ci dobbiamo inventare niente, che una volta costituita la città metropolitana di Messina e una volta costituita la città metropolitana di Reggio Calabria, queste, secondo la Costituzione, facendo un accordo, possono gestire insieme una serie di servizi di interesse sovrametropolitano, costruendo l'area integrata dello stretto. L'elemento di novità che va a meno dell'iniziativa dell'assessore Valenti è questo: dare un percorso certo sulla costruzione dell'area metropolitana dello stretto. Presidente Arnissone lo sa, questo percorso abbiamo iniziato a discuterne anche con gli amici calabresi, con il Presidente del Consiglio regionale e col Presidente della Regione Calabria. Abbiamo avviato una discussione che già le università avevano fatto per conto loro, ma pensate ad esempio
alla potenzialità dell'Università dello Stretto e non solo delle due università, diciamo così, tradizionalmente conosciute, ma noi abbiamo in quest'area una delle più importanti università per stranieri, che è la Dante Alighieri, che è una risorsa se va messa in questo circuito. Allora noi dobbiamo costruire questo percorso, mettere insieme le cose migliori che abbiamo, perché se le mettiamo insieme, le moltiplichiamo e le facciamo crescere, e questo diventa preoccupazione, più sviluppo per i nostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri territori. Ma se non comprendiamo questo e pensiamo di continuare così, noi siamo già in ritardo, ma siamo destinati a scomparire. Io avevo tante altre cose da dire, ma non le voglio dire. Voglio semplicemente fare un'unica ed ultima considerazione, che è questa. Abbiamo una grande opportunità per farlo, non solo attraverso la discussione sui sistemi amministrativi, eccetera, di questo abbiamo già parlato, diciamo, l'impostazione può essere questa, ma che si chiama agenda digitale. Cioè noi abbiamo la possibilità di far viaggiare tutto questo su una infrastruttura immateriale che è la più grande risorsa del Mezzogiorno. Cioè se noi aspettiamo la Salerno-Reggio Calabria per far viaggiare le informazioni e i contenuti economici in termini di maggiore efficienza, abbiamo bisogno di altri 40 anni. Se noi invece realizziamo, e come si sta realizzando anche in Sicilia grazie all'opera che il governo regionale ha fatto e l'assessore Valenti ha fatto con la sua delega alla digitalizzazione, se facciamo viaggiare i nostri contenuti in tempo reale e in modo digitale, noi cresciamo 3 volte tanto di quanto non facciamo attraverso costruzione e completamento di infrastrutture che comunque hanno tempi medio-lunghi. E questa è la cosa più importante, riuscire a stare tutti sulla stessa piattaforma digitale con lo stesso linguaggio che riguarda il pubblico e il privato. E noi dobbiamo su questo fare passi in avanti che ci consentano di recuperare in tempo reale competitività che abbiamo perduto. Allora l'area metropolitana la possiamo costruire non solo attraverso buone norme, non solo attraverso buoni sistemi amministrativi, e questo dobbiamo cercare di fare, ma anche attraverso la costruzione di un'unica grande piattaforma digitale che diventa la chiave d'ingresso in un territorio importante e strategico per il futuro del nostro paese. Allora io penso che il senso di questo incontro che Giovanni insieme a tanti di noi ha voluto promuovere sia sostanzialmente questo: cerchiamo di provocare un dibattito in questa città e cerchiamo, visto e considerato che abbiamo la possibilità di farlo, perché la condizione politica oggi è migliore di quella di ieri per la nostra città, non sprechiamola, facciamo il consiglio comunale Emilia da qui a 10 giorni un dibattito con una proposta della città sul suo futuro, della città, che significa non solo della città di Messina ma anche di tutti i territori che stanno nella nostra provincia, visto che le province sono commissariate, diciamo il comune diventa il comune capofila. Facciamo una proposta di cui i deputati regionali si devono fare carico, perché sennò è facile fare le parlamentarie, fare le primarie, fare tutte queste cose, sono cose simpatiche, ma la democrazia è un'altra cosa. La democrazia si esercita nei luoghi della sovranità popolare, e il luogo principale della sovranità popolare di questa città è il Consiglio Comunale. In quella sede facciamo un Consiglio Comunale aperto e usciamo con una proposta comune della città, delle sue istituzioni, della nostra provincia, su come deve essere fatta la legge regionale per i nostri territori. Noi siamo disponibili, siamo intenzionati a farlo, non vogliamo fare l'ennesimo dibattito che si conclude con l'ennesima chiacchiera che non ci porta da nessuna parte. Grazie.